Buonasera. Buonasera, mi perdonerete se non farò un'introduzione tradizionale da giornalista, mi perdonerà Don Milani, ma è anche un modo per ringraziare. Quando mi è stato chiesto di moderare un dibattito sulla parola cura, l'ho vissuta subito come l'idea di finire un'esperienza personale che avevo vissuto nel corso dell'ultimo anno. Sarà successo a tutti voi di avere un amico che riceve una bruttissima notizia. Questo mio amico era una persona molto creativa, molto leader. E ha subito intuito che questa brutta notizia che lui aveva ricevuto avrebbe messo in moto una compagine sociale, un gruppo di amici, di conoscenti. E prendendo la brutta notizia con una flemma straordinaria, ha iniziato a definire con cura, terzo significato della parola, con precisione, la vita degli altri. Noi dovevamo prenderci cura di lui. Ma in realtà era lui che ci diceva, tu puoi venire questo giorno, tu all'infermiera diceva, potrebbe venire quest'altro. Era lui il centro di una compagine sociale che si era messa in moto per prendersi cura di lui da tutti i punti di vista. Ovviamente la cura artificiale che gli allungava la vita e gli diminuiva il dolore, ovviamente la cura degli amici che è abbastanza tradizionale, ma anche appunto la cura quotidiana della singola persona. Io dovevo risolvere un problema ed è per questo che sono felice di essere stasera qui. Non riuscivo a spiegarmi il fatto che, sì, è un po' retorica, ma è vero, io non andavo da lui per lui. Cioè io mi sentivo egoista mentre facevo quello che stavo facendo insieme a decine di altre persone, una a Singapore, ovviamente tutto tramite WhatsApp, siccome era un tipo molto preciso, aveva detto sì, però non mandatemi 8.000 messaggi su WhatsApp che devo rispondere a tutti, aveva creato una newsletter di tutti gli amici a cui raccontava oggi sto bene, oggi ho sofferto. Ci andavo molto anche per me e in passato, avendo vissuto cose simili, non ero stato così attento, non avevo prestato così tanta cura. Beh, perché alla fine dovevo risolvere questo problema? Perché dovevo trovare la parola, dovevo capire che cosa stava succedendo. Facendo il giornalista la parola è importante perché aiuta ad afferrare un concetto. Beh, era ovviamente Matteo che si prendeva cura di noi, perché come ha detto il cardinale Scola, tutti noi abbiamo bisogno di cura e soprattutto era la mia ribellione a una sorta di autismo spirituale che non mi faceva più vedere il fatto, parole appunto di scuola stupende, autismo spirituale, che non provavo più la cura, non soltanto verso gli altri, ma verso me stesso. E vi chiedo scusa se ho fatto un'introduzione personale, i giornalisti non dovrebbero farla, invito i relatori qui per cercare di approfondire, magari mettendo un po'. A me ha colpito molto, l'avete sottolineato un po' tutti, il fatto che la parola dopo cura, nelle sue varie accezioni, che è tornata più spesso, è stata la parola relazione. E la parola relazione fa subito venire in mente a società, peraltro il sottotitolo dei Dialoghi di Vita Buona è Milano, Metropoli d'Europa. Allora io partirei subito da Antoniazzi, che è colui che ha messo più al centro della vita quotidiana la parola cura associata al lavoro. Come si può far tornare il concetto di cura al un bene sociale riconosciuto da tutti, perché non sembra, lo diceva lei nel suo intervento, sembra una delle cose più dimenticate. Ma siamo in un momento nuovo, abbiamo sentito voci diverse, per esempio l'intervento della professoressa Messa è interessantissimo, ma tutto problematico, sarebbe tutto da discutere, cioè sono delle evoluzioni del lavoro che stanno avvenendo adesso e abbiamo molta paura perché ci sembrano delle forze al di sopra di noi che non riusciamo a controllare, quindi dove la persona quindi non si sente non in grado di affrontare. Invece io credo che non è così. A mio parere dobbiamo ricostruire dal basso, cioè bisogna cambiare una mentalità e la mentalità non viene dall'alto, viene da noi. Bisogna che noi parliamo di questi problemi a livello della gente comune, io secondo me man mano si crea una convinzione, un'etica, come vogliamo chiamarla, Cioè il una dialogo di vita coscienza, buona che un aiuta. dialogo, una coscienza che, e penso ai nostri ambienti che spesso sono stanno ad aspettare, ma invece non dobbiamo essere spettatori, dobbiamo
bisogna essere attivi, ognuno di noi ha un ruolo in questo, prendersi cura vuol dire proprio questo, ognuno faccia la sua parte nel prendersi cura degli altri intorno a lui, vedrai che le cose sicuramente si costruiscono. Professore Andreoli, lei ha parlato più volte nel corso del tuo intervento dell'uomo tutto intero, che è una definizione stupenda, e sempre restando nell'ambito della società, come fa la società a essere a misura dell'uomo tutto intero? Ma innanzitutto mi permetta di dire che oggi c'è una continuità tra corporeità, mente e relazioni sociali. In altre parole, lei può modificare qualsiasi di queste tre componenti che cambia tutto. Cioè, se lei interviene sul corpo migliorandone la situazione di salute, questo ha un riflesso sulla mente perché lei si sente sentimento di sé meglio e questo la dispone meglio alla relazione sociale. Quindi, ancora una volta, e anche questo non è un gioco filosofico, ma è una dimostrazione, cioè potrei mostrare quali sono gli studi che legano il corpo alla mente e la mente alle relazioni sociali. E quindi ancora una volta torna fuori l'uomo tutto intero, cioè noi possiamo intervenire con il sociologo, ma in realtà il sociologo, se riesce a modificare un microgruppo, supponiamo la famiglia, supponiamo una comunità, incide fortemente sia sulla espressione mentale. Le espressioni mentali, come lei sa, sono molto ricche perché riguarda l'attenzione, l'apprendimento, l'educazione, ma interviene anche sempre, quel sociologo interviene anche sul mio corpo, perché io ho un vissuto del mio io corporeo. Importante la parola vissuto, cioè mi vivo con una modalità positiva e questo mi permette di essere positivo nelle relazioni sociali. Dobbiamo quindi essere degli specialisti, sempre più specialisti, ma però che riescono a vedere tutti gli altri, non come l'università, lo chiediamo, no? Dove ognuno ha il proprio campicello e non deve uscire di lì, e guai chi mette un piede dentro. Quindi è bellissima questa idea, e l'esempio che è stato dato stasera, l'esempio che tutto in fondo confluisce in questo uomo. Naturalmente poi c'è chi guarda il cielo e chi lo porta molto in alto. No, è interessante che ci sia una sorta di ottimismo del mettersi in gioco in entrambe le vostre... Sì, però non è ottimismo, questa è finalmente scienza, ancora dimostrazione. Meglio, ancora meglio dire. C'è un punto, c'è un tema, c'era molto anche nel suo intervento, sottostante a tutti i ragionamenti sulla cura e anche al conflitto tra naturale e artificiale, ed è la paura che l'uomo tutto intero ha della morte. È lì forse dove noi non riusciamo a trovare un equilibrio, a restare tutti interi, a trovare un equilibrio tra il materiale, il naturale e l'artificiale? Questa parola morte è una delle parole che ci fa più paura, ma che alla fine ci risulta più misteriosa. Che cosa sia veramente la morte? La morte è una realtà che si comprende per contrasto, no? Si capisce che cos'è la morte se si sa che cos'è la vita. Ora, che cos'è la vita? È in questa prospettiva, io credo, che la teologia ci permette, e soprattutto l'ascolto della Bibbia, della Sacra Scrittura, ci permette di intuire che cos'è la resurrezione dai morti, no? La vita non coincide semplicemente con l'essere al mondo, no? C'è un bellissimo testo del Vangelo di Giovanni, si racconta del dialogo tra Gesù e Nicodemo, questo maestro di Israele che va a incontrarlo di notte, forse per non farsi vedere dagli altri, forse anche per avere un po' più tempo per parlare. E comincia a raccontare alcune cose, fa delle domande, Gesù immediatamente dice: bisogna nascere dall'alto. E lui dice: com'è possibile nascere dall'alto? Siamo già adulti? Si deve forse entrare nel grembo della propria madre di nuovo?
Ecco, nascere dall'alto vuol dire bisogna fare l'esperienza autentica della vita. L'uomo viene al mondo per vivere e ha tutti i giorni a disposizione per fare questa esperienza. La vita non è scontata, l'esperienza della vita. Quante volte capita di sentir dire ma questa non è vita, ma come non è vita? Stai vivendo, sei al mondo, no? Significa dunque che i tuoi giorni possono spegnersi. La vita dunque non coincide semplicemente con la biologia o ciò che le scienze ci possono dire, c'è qualche cosa di misterioso. Di contro la morte non coincide semplicemente con la fine di questa vita, il morire, ma è lo spegnimento della vita magari nel suo stesso corso, no? È l'annientamento dell'uomo nella sua autentica identità. In questo senso allora la resurrezione diventa già operativa in questo momento, nei giorni che noi viviamo, nella misura in cui anticipa quella perfezione della vita che noi un giorno andremo a sperimentare. Allora, io direi, facciamo una domanda arrivata da casa, poi ci sono domande anche tra il pubblico. Mi sembra un po' più riservata al professor Andreoli, ma ovviamente mai come in questo tempo storico in Occidente la cura è diventata arte ed esperienza cercata e offerta a tutti. Ogni malattia è curata. Perché purtroppo prevale a livello percepito l'esperienza del rancore e dell'odio? Beh, anche questo è un atteggiamento mentale che fa vivere male. Quindi è in qualche modo un sintomo dell'esistenza sociale. Pensi sì al rancore, l'odio, pensi aggiungiamo l'invidia, così abbiamo una dimensione. E questo è già una patologia sociale. Viviamo male, sentiamo il rancore, quindi mentalmente non siamo in grado di stabilire una relazione sociale che sia positiva. E il rancore è un'insoddisfazione, una frustrazione, però mi piacerebbe dire a questa persona che ha fatto questa interessante domanda che sovente il rancore è un accumulo di frustrazione che poi buttiamo contro magari a quello che ha solo contribuito ma che non è la figura. E questo vede una delle cose che più mi rattrista da vecchio psichiatra è considerare che noi usiamo la violenza, quella della parola, quella dei sentimenti, qualche volta anche la violenza quella estrema, soprattutto con le persone a cui vogliamo bene. E questo, vede, è qualche cosa che ancora fa vedere che abbiamo bisogno di definire questa vita, non più il fegato, non più i grassi, le proteine di cui voi giornalisti, di questa, cioè sembra che la nostra vita, ecco, la vita come l'insieme di queste cose. E poi non c'è vita se non c'è relazione, mai. Mentre noi siamo nell'io, l'egoista, l'egoismo, il narcisismo, insomma. E allora anche l'invidia. Ecco, bisogna cambiare, bisogna partire, educare una società. Vuol dire che deve imparare a vivere e insegnare a vivere. E allora impara anche che l'invidia fa star male, perché pensi l'invidioso. Vuole a tutti i costi raggiungere ciò che gli manca e non si accorge di quello che è. Allora ecco la fragilità. La fragilità non è la debolezza, la fragilità è la condizione umana. E c'è una condizione umana che mi pare che la nuova teologia sta raccontando in modo nuovo. E torniamo al tutti abbiamo bisogno di cura. Poi lei mi permetterà alla fine di fare una domanda. Ma se vuole anche all'inizio, anche ora. Nonostante l'attacco alla categoria, grazie, ha fatto una visione magnifica. Posso chiederle se non c'è un quinto punto che un giorno ci racconterà, che è una valutazione diversa dei teologi verso l'eros? E adesso qua chiudiamo e diamo appuntamento. No, scherzo, scherzando. No, però in effetti è una bellissima domanda questa, effettivamente. Sa che noi senza Eros moriremo tutti di fame, noi psichiatri. Giornalisti meno. Posso dire una parola certo. Su questo?
Secondo me si collega molto bene con l'aspetto della relazione. Vorrei citare, mi permetto, un altro passo del libro della Genesi. Noi abbiamo ascoltato il passo in cui si dice che il Signore Dio plasma dalla polvere del suolo l'uomo. Poi più avanti però si dice che quest'uomo il corpo ce l'ha, è la conferma che anche in questo passo si sta pensando al corpo. E si dice che vedendo che l'uomo è solo e dichiarando chiaramente non è bene che l'uomo sia solo, il Signore Dio decide di creare per lui una compagnia, qualcuno che non lo lasci solo. Allora dice il testo di Genesi, gli porta davanti uno per uno tutti gli animali. A questi animali l'uomo dà il nome. Questi animali certo diventano la sua compagnia. Succede ancora adesso, certo, ed è bello avere questa percezione chiara che gli animali ci diventano cari. No? Però, dice il testo, l'uomo non trova nessuno che gli sia di aiuto come uno simile a lui. Cioè che sia alla sua altezza per poterlo guardare negli occhi. Questa è un'espressione molto bella, la Bibbia è sempre molto plastica nel suo modo di... Allora cosa succede? Succede che lo fa addormentare e lui non saprà mai come, dal suo corpo trae la donna. Notiamo che la donna non viene plasmata a sua volta, no? Ma viene tratta dalla donna, viene tratta dall'uomo, si prende una parte del suo essere, di modo che sono una cosa sola, quindi c'è un'attrazione, direi fortissima, che noi tendiamo a definire istintiva, ma forse sarebbe meglio definire appassionata. Per cui la relazione ha dentro lo slancio dell'incontro con l'altro e questo è costitutivo dell'esperienza della vita. La donna, è chiaro, è incarna colui che è il tuo tu, è l'altro da te che ti permetterà di scoprire te stesso, ma al quale tu ti apri con passione. La passione può avere diversi registri, no? Può essere l'amicizia, ma può avere anche quello slancio che mette in gioco anche la dimensione corporea e fisica. Allora, prendiamo due domande dal pubblico, se vi pregherei di presentarvi anche per via della televisione. Deve prendere il microfono. Ambrogio Bertoglio, medico. Ci avete parlato in maniera convincente di una medicina con una cura come farsi carico di un ritorno all'uomo intero, di una relazione piena di responsabilità. Non vi sembra che trascuriamo un po' troppo la cura degli operatori e in particolare dei capi, dei responsabili di gruppi di lavoro, perché diventino più capaci di testimoniare la convenienza umana e scientifica di questa modalità di lavorare? Prenderei un'altra domanda. Alberto Martinelli, faccio parte del Comitato Scientifico dei Dialoghi e sono professore di Sociologia e Scienza Politica. Ma mi rivolgo in particolare a Vittorino Andreoli. Sappiamo che questa è la prima generazione di nati digitali. Ora, è chiaro che i vari strumenti, computer, tablet, telefonini intelligenti, costituiscono una sorta di protesi e hanno grandi potenzialità per contribuire a formare la personalità di una persona. Però presentano anche rischi rilevanti. Voi avete usato spesso le parole relazione. E tutto questo può portare invece a un isolamento. Cioè la difficoltà proprio di stabilire rapporti con i propri coetanei può portare a rifugiarsi in una realtà virtuale, cioè alla prevalenza dell'artificiale sul naturale, il tema di stasera. Che cosa si può fare, a tuo avviso, per contrastare questo rischio? Grazie. Ottimo. Direi che forse Antoniazzi la prima domanda sulla valorizzazione del lavoro, soprattutto di chi ha responsabilità. Sì, riprenderei anche la domanda che era fatta
Io credo che ci sia spesso una, come dire, un eccesso di valutazione della parte medicale, una medicalizzazione. Per esempio, sono state fatte delle indagini europee sulla care e la cure, cioè sulla la cura come parliamo noi e la cura in senso specifico, specialistico. E tutte queste indagini, spesso fra malati, danno più valore alla care, alla cura, al rapporto umano, perché poi tutti, se abbiamo bisogno di un'operazione, anche io ho appena fatto uno, vado dal medico, però il modo con cui uno è trattato, con cui è considerato, è fondamentale anche proprio nella sua guarigione, nel modo con cui affronta tutte le cose che abbiamo detto qua. Questo è importante anche per rispondere, su questo avrai tanti esempi. Sì. No, uno lo voglio dire perché mi interessa molto, mi sto occupando molto del problema degli anziani. Il problema degli anziani spesso è trattato con il problema degli anziani che stanno male. Ma guardate che quelli che stanno male sono gli anziani anziani, quelli 85-90 anni. Sono il 10-15% degli anziani. L'80% sta bene, e sta bene per 10-15-20 anni. Il grande problema italiano è cosa far fare a milioni e milioni di anziani che non hanno più nessun ruolo sociale. Io dico, quando gli dici cosa fate, cosa fai? Faccio il nonno. Dico, fai il nonno in famiglia, fai il nonno anche per la comunità, cioè non basta un'attività familiare. Hai fatto un ruolo sociale per 40 anni, è necessario che la tua cura, è uno dei grandi problemi di cura, si esprima anche adesso nei confronti della comunità. Questo mi riporta poi al discorso. Qua noi parliamo di idee, evidentemente, le attuazioni e le applicazioni, però se noi valorizziamo effettivamente in questi termini la cura, io credo che si valorizzino tutti coloro che hanno responsabilità nel realizzarla nel modo giusto, nel modo valido. Io ho fatto tante esperienze in ambienti in cui vedi che le cose funzionano effettivamente così, tante altre no, ma insomma vedi immediatamente. Cioè, quindi i principi sono fondamentali. Io ritengo che abbiamo bisogno proprio di una cultura, di una mentalità diversa. La mentalità parte dalla gente. Se noi abbiamo questa mentalità diversa, secondo me poi riusciamo anche a rispondere a queste esigenze. Professore Andreali. Sì, grazie. Ma vorrei dire qualcosa sul mondo digitale, perché la ringrazio molto per la sua domanda, che è rivolta a tutti naturalmente, ma dal mio punto di vista le posso dire che già esistono ovviamente, lo sa anche lei, le dipendenze digitali e che gli adolescenti, da una delle recenti valutazioni, stanno a quell'affarino che è il telefonino, che è un terminale ormai, stanno mediamente 6 ore al giorno. Allora, qui il problema non è demonizzare la digitalità, che è, permettetemi di dirlo, è il frutto di una ricerca, di una scienza. Pensate a quello che stanno facendo i fisici, non riuscirebbero ad aver scoperto il bosone di Higgs nel 2012 senza che 2000 fisici lavorassero con il mondo digitale. Quindi il problema è che tutto ciò che noi definiamo digitale è ha una complessità, parliamo di mondo, e quindi qui il rischio è che soprattutto per quelli che sono nati con questi strumenti, che la digital life, la vita digitale, riesca a sostituire la human life, finché rimane una protesi, un aiuto, e c'è il mondo digitale che sta entrando non solo nelle comunicazioni, ma appunto nella medicina, per esempio. Ecco, quindi l'importante è che noi questi mezzi vengano applicati sapendo quali possono essere i danni. Io in questo paese ho visto nascere e ho contribuito alla prima clinica per la disintossicazione, se è permesso dire questo, di persone che ormai davanti
al mondo digitale, che vuol dire semplicemente questo, sa? Se lei trova qualcosa nel mondo digitale e non le piace, basta che clicca, se ne va. Quando poi questi ragazzi vanno a casa, se non gli piace il nonno o la nonna, non possono cliccare se non in un modo che non voglio ricordare qual è. Quindi voglio dire, qui il problema è di un mondo del cosiddetto concreto, perché è difficile anche di definire il reale e il virtuale. Qui c'è bisogno, il mondo concreto finisce per essere meno attraente, meno colorato, bisogna subirlo, mentre questo appunto basta cambiarlo. Quindi dobbiamo, c'è un'educazione da fare, educazione non è questa sera altro termine importante da fare, però quello che voglio dire è qui, il mondo digitale dà emozioni ma non legami sentimentali, non relazione, emozioni tantissime, perché basta vedere un fatto nuovo, un fatto che sia un'esperienza nuova, finché c'è questo stimolo c'è una risposta emotiva a quello stimolo, sparisce lo stimolo, non c'è più la risposta emotiva, ma il legame, la relazione è interumana e quindi in questo senso i sentimenti non si attivano. Sentimento vuol dire che è bello, vuol dire che c'è, si vive la presenza dell'assente, pensi che è bello. Quindi, no, voglio dire, c'è anche se non lo si vede, se non lo si sente, però è stato interiorizzato. La relazione interiorizza l'altro e fa sì che di aver bisogno dell'altro. Questo il mondo digitale non lo fa. Né questo, né l'intelligenza, cosiddetta intelligenza. E ancora una volta pensate alla rete, pensate, noi qui ormai seguiamo la retina digitale. Il termine rete è nato nella neurologia, con Cahal che ha riuscito a vedere che le cellule nervose erano attaccate l'una all'altra. Allora, ma vi rendete conto di questo strumentino fatto di litio, poi anche di altri elementi che non, anche di stronzio, che è un elemento importante. E guarda il giornalista. No, certo, perché siete voi che fatto... Ma certo, perché siete senta, voi. Senta, posso sottoporre la provocazione a Monsignor Tremolada, nella sorprendente positiva, come dire, relazione indissolubile tra anima e corpo. Noi adesso ci troviamo di fronte a una nostra nuova identità, che è appunto questa identità digitale. E noi nel digitale ci andiamo senz'altro senza corpo e a giudicare appunto da che cosa succede in rete spesso senza anima. Quindi la persona, l'uomo tutto intero, come fa a relazionarsi con una sua nuova identità? È pronto? È già successo? Ha i principi cui appoggiarsi? E credo che non possa avere dei principi a cui appoggiarsi. Perché qui entra in gioco una realtà che, e qui il professor Andreoli forse ne sa più di me, che potremmo e dobbiamo definire esperienza. Cioè l'esperienza è qualcosa che si distingue dalla teoria. Io credo che recuperare il valore dell'esperienza in rapporto con la vita ci permetta di trovare una strada. Facevo un esempio nella proposta che prima ho fatto. Dicevo, un abbraccio, il calore di un abbraccio, beh, non lo puoi trasformare in una, in una comunicazione digitale. No? D'altra parte, noi sappiamo anche, non so se anche voi avete la stessa esperienza, mandare una mail è sempre un po' rischioso. È molto meglio poter dialogare, perché magari quella parola, dall'altra parte non sai in che atteggiamento si trova la persona che riceve quella mail, no? Mentre il dialogo ti permette di far sentire costantemente la reciproca posizione. Il dialogo lo si sperimenta, la comunicazione attraverso la mail, la mail si manda, ecco. Sono d'accordo nel dire che non dobbiamo demonizzare tutto questo, credo che siano delle potenzialità enormi quelle che ci vengono concesse,
nella linea, per esempio, delle dimensioni, cioè, e anche della velocità della comunicazione. Però a me piace sempre dire, un'epoca come questa, siamo in un teatro, ha bisogno, per esempio, di riscoprire l'arte. Ha bisogno di riscoprire l'arte. Io ho l'impressione che anche le nuove generazioni debbano essere aiutate a riscoprire questa realtà, perché il linguaggio artistico ci dice chiaramente che quello digitale è limitato. La ringrazio due volte perché mi permette di passare perfettamente all'ultima parte di questa serata. Ringrazio i nostri relatori. Riscoprire l'arte, abbiamo pensato che potevamo prenderci cura di noi anche attraverso una forma artistica, anzi una persona in particolare può prendersi cura di noi questa sera con l'arte, con la musica in particolare. È un grande artista e un'ottima persona. Dov'è? Paolo Iannacci. Ciao. Grazie, grazie di essere qui. Grazie, allora, a voi. Io, ti è piaciuto il dibattito, ti è interessato? Sì, poi sono andato in camerina a cambiarmi, quindi le ultime cose non le sentite. Però non interroghiamo. No, non mi interrogate, per piacere. Senti, io so che tu sei un grande sperimentatore, soprattutto ti piace. Quindi sì, noi volevamo chiederti come prenditi cura di noi stasera, in che modo, come lo farai? Ma allora, io ho assistito agli eccellenti oratori prima, mi sono messo lì ad ascoltare un po'. E devo dire che, nonostante nessuno si possa sostituire al dolore dell'altro, però c'è un tema fondamentale che ci coinvolge, e specialmente anche in questa mia piccola parentesi, cioè che tutti noi abbiamo un ruolo fondamentale nella cura dell'uno verso l'altro, perché basta veramente poco, ho scoperto, basta una carezza, un sorriso, una battuta di spirito, al momento giusto, che possono, e tutte queste cose possono far cambiare magari semplicemente la giornata o dare un aiuto che sembra piccolo ma può essere fondamentale in quel momento. Quindi io cercherò di prendermi cura di voi stasera con la mia musica, ma soprattutto voi vi prenderete cura di me con la vostra attenzione, con il vostro rispetto, con la vostra energia che io sento quando c'è un ascolto, specialmente in un luogo così bello, così raffinato. E quindi, nonostante questa impossibilità quindi di sostituirsi al dolore, però abbiamo questa grande forza nelle piccole cose, e una serata come questa, dove si può finalmente parlare liberamente e ascoltare delle eccellenze che ci raccontano anche come si può arrivare a questa, alla possibilità di essere aiutati e di aiutare, secondo me è fondamentale. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Paolo Iannacci. Thank you.
Paolo Iannacci. Grazie. Senti, so che non ti piace presentare le canzoni, però sarà che io ho una certa predilezione per i papà medici, sapendolo. Sì, va bene. Allora ti chiederei, perché nella prossima canzone c'è tanta cura? C'è la cura di vedere anche le persone invisibili. Sì. Beh, hai già detto tutto tu. Io faccio questo... Avete capito, no? Sì, beh, ovviamente. Non abbiamo neanche detto il titolo, ma avete capito. No, va bene. Io infatti stasera volevo fare questo brano perché è venuto automatico a tutti, che è Il portale scalo del tennis, che è un po' il brano che racchiude un po' tutto lo stile del papà. E lui ha detto, qual è il brano che ti può rappresentare? E lui ha detto, beh, se devo proprio fare un sunto, è Il portale scalo del tennis. Ed è una cosa che così mi inorgoglisce molto farlo, perché è un continuare a far ascoltare un repertorio che io, insomma, che mi piace, di cui sono convinto, e sono convinto che piaccia anche a chi non ha mai magari ascoltato o sentito, no, questo brano. E quindi questo è il primo punto, che mi piace farlo e continuare a farlo e continuare a proporlo. E poi è uno di quei brani che il papà aveva costruito, aveva fatto, osservando una realtà che a volte era un po', ecco, tuttora è una realtà scomoda, perché quando vediamo uno che sta male ci vergogniamo, ci dà fastidio, ci viene paura che potremmo essere o diventare per un problema, magari avere gli stessi suoi problemi, no? E allora c'è questa paura, c'è questa... Che credo che sia una cosa umana, no? È un errore umano, è una cosa che non ha nessun... Cioè, non credo che ci siano colpe. Però qual è la chiave di volta? Credo che sia accorgersi che questa persona è viva intanto, primo. Poi ha bisogno, magari ha bisogno solo di un, come ho detto prima, di una parola gentile, perché bisogna capire chi... Come i clochard, come un certo tipo di barboni, ha deciso di intraprendere una via così difficile per qualche suo problema o per qualche sua scelta. E poi, appunto, capire che c'è questa problematica, e già capirla abbiamo cominciato a prenderci cura di noi stessi, perché a dire... Ma questa persona ha dei problemi, come potrei aiutarla? Posso aiutarla? No, però almeno so che potrei fare qualche cosa. E in questo sono piccoli così modi di vita che possono renderci migliori. Ecco, io sto cercando di fare questo anche con mia figlia e con me stesso. So che è difficile, però insomma io ci provo. Ed è bello che questa canzone sia diventata una canzone simbolo di Milano. Grazie a tutti, la conclusione più bella, Paolo Iannacci. Che scusè? Ma mi vi raccontavo. Scusate, ma vorrei raccontarvi una storia di un mio amico che era andato a fare un bagno. Un mio amico che era andato a fare un bagno. Su stradù per andare all'idroscalo. Era lì. E l'amore lo colpì.
portavi scarpe del tennis e parlava di per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Na, 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 e portavi scarpe del tennis e che aveva due de boom. Era il prima mena via perché l'era un barbù. Un bel dì credere a parlare de per lui, la vista passa bianca e rossa che pareva il tricolore. Le stavo in più di parlare, e portavi scar del tennis, e parlava di per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Portavi scar del tennis, e che aveva due de boom, era il prima mena via perché l'era un barbù. L'altro ha sotto un match di cartoon che ha guardato e pareva nessuno che e pareva che dormiva a sastare, lascia stare che la roba dei barbù. E portava le scarpe del tennis e parlava di per lui, correva già da tempo un bel sogno d'amore. Da, 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 e portavi scarpe del tennis e che aveva due de boom. Era il prima mena via perché l'era un barbù.